solo ieri sera era in quel di Cantù a giocare la finale scudetto con la sua Reyer Venezia, è rientrato solo oggi da Cantù e dunque è strano che Paternoster lo abbia utilizzato, avrà un suo motivo. Primo possesso per la Fortitudo Bologna che con Flowers va subito ad attaccare il ferro, sbaglia la recupera Trasolini e dà a Roderick che va fino al ferro e realizza i primi due punti. Il gioco dell'Agropoli è quello di Vagante, tenuta prima da Trasolini poi da Roderick. Si resta sul più uno, Carraretto ha ricevuto, va da Italiano che sbraccia e non poco, sbaglia il due volte Italiano, poi commette fallo su Trasolini. Si resta sul più uno Bologna, Roderick contro Raucci, la palla per Di Bram però che va in palleggio, fuori da Spizzichini, si alza Spizzichini per la tripla, è cortissima, la palla la recupera Di Bram però il capitano con la tripla, ancora l'errore dalla linea dei 6.75, il rimbalzo questa volta è stato di Carraretto per Amoroso che va ad appoggiare almeno 12 punti da recuperare, 4.28 alla fine del terzo quarto, gara 1, playoff al Palamangalo di Scafati, Santo La Mazza, Raucci e Roderick, la difesa di Raucci su Roderick che si alza per la tripla, la mette, la seconda tripla di Roderick consecutiva. Daniel, Roderick cerca di portare la palla via, ci riesce Di Bram però non passa il passaggio di Di Bram però. Ora c'è ancora la palla recuperata questa volta da Di Bram però. C'è Santa La Mazza che va fino al ferro, subisce il fallo, andrà in lunetta, il fallo va a metà campo negli 8 secondi utili, è rientrato anche Italiano per Bologna. Ecco Italiano che dà ancora a Candy per Flowers che si alza, ancora tripla, questa volta la sbaglia, taglia fuori di Roderick che esce con la palla in mano, vada a sbagliare, a perdere la palla, ancora recuperata da Candy che si arresta per la tripla, non la mette, Raucci spinge Santo La Mazza, potrebbe essere anche un fallo antisportivo questo, infatti la panchina dell'Agropoli si arrabbia, spinge Santo La Mazza al rimbalzo, ancora l'errore di Flowers, il rimbalzo di Trasolini, non entra ora il tiro di Flowers, Spizzichini fuori da Santo La Mazza, si alza per la tripla, questa volta non va la tripla, il rimbalzo di Trasolini per prima di Trasolini, poi c'è Flowers che sgomita e non di poco su Di Bram però, gli arbitri non riavvisano di dover fischiare il tiro, dall'altro lato c'è Italiano che sbaglia la tripla, anzi Sorrentino. C'è ora Roderick che fa una cosa che non avrebbe dovuto fare, Italiano ha recuperato la palla nello sfondamento di Italiano, ora in campo succede di tutto, gli arbitri stanno consentendo un po' troppo, sfondamento di Italiano, Roderick ha rischiato anche il tecnico secondo me perché chiedeva un fallo da parte degli arbitri, ha lanciato una palla quasi addosso a Italiano, ora c'è Santo La Mazza, Italiano che vengono le mani, ecco qua. Era quello che non dovrebbe accadere. Discussioni tra Roderick e Italiano. Avranno il tecnico entrambi e Roderick avrà il quarto fallo. Infatti, espulsi tutti e due. Espulsi.